Si tratta di un provvedimento che risponde a una domanda dell'Europa che ci ha più volte penalizzato sulla lunga durata dei processi, per cui la ragione sulla base della quale si tratterebbe di un'amnistia mascherata ci sembra una mistificazione, così come mistificato è stato un dibattito tutto improntato ad accuse e ad attacchi frontali in una situazione nella quale questo è un provvedimento nel quale si riesce a realizzare una prima riforma della giustizia. Aggiungo anche che siccome l'attacco giudiziario a Berlusconi è generalizzato, non si può dire che questa è una riforma ad personam, perché qualunque cosa tocchi della giustizia italiana con una situazione nella quale non so quanti processi stanno in campo, è evidente che viene anche a toccare in qualche caso la posizione di Berlusconi.